Ah, si è visto nelle ultime ore lo spread è salito, è tornato a salire, diciamo, sempre nel clima di queste liti di governo. È preoccupato, immagina, che questo possa mettere a repentaglio anche la stabilità del governo? No, io penso, spero che le vicende politiche italiane non siano condizionate dallo spread. Spero che finisca presto la campagna elettorale e che le cose diventano tutte più chiare per tutti, anche per quelle che muovono in su e giù lo spread. E quindi mancano 10-12 giorni. Speriamo di arrivare presto al 26. Questo è il senso anche un po' delle mie pubbliche dichiarazioni, perché è evidente che in questo momento, mentre si gioca in modo più o meno, diciamo, deliberato, cioè, come spesso accade in politica, ci si mena un po'. Ma la campagna elettorale finisce con il voto europeo o comincia dal voto europeo? Questa è una domanda talmente bella, la terza e l'ultima. Questa è bellissima. No, questa è una coda della No, io penso che non è che inflazionando i passaggi elettorali, dico semplicemente, l'ho detto e lo ribadisco, che quando il popolo si esprime è giusto dargli retta e ascoltarlo. È chiaro che un passaggio elettorale così importante dirà chi fa bene e chi fa male e di questo si dovrà tenere conto. Questo non significa che il governo è messo a rischio o non è messo a rischio. Però, per esemplificare, la linea sull'immigrazione di Salvini, se trova riscontro nel dato elettorale, crede che giustamente debba proseguire in questa direzione. Punto. Ma perché? Ma mica perché l'ha deciso un arbitro a Bruxelles o chissà, perché l'ha deciso il popolo italiano. Il governo per andare avanti ha bisogno di condivisione, di condivisione, discussione e poi tesi, antitesi, sintesi, come diceva qualcuno. Bisogna ricreare dei momenti in cui ci si incontra. È chiaro che la campagna elettorale non aiuta perché tutti sono in giro anche fisicamente in luoghi diversi e quindi io dico semplicemente che tutte queste proposte che sono note, che ci sono note anche sui giornali, per essere approvate devono essere prima digerite. È accaduto in passato con altre misure controverse, su cui anche noi, il reddito di cittadinanza, anche noi avevamo delle perplessità. Ci siamo messi lì, smussa di qui, smussa di là, alla fine si arriva a un testo condiviso. Per fare questo, però, non è che si fa, l'ho detto ieri, poi tutti ci costruiscono chissà che cosa, ma non è che con i tweet o con le raccomandate, ci si incontra, si litiga, come si conviene in tutti, anche nelle famiglie, anche nei governi. Quindi verrà il momento in cui si incontreranno e litigheranno e saranno bei momenti, perché litigare senza incontrarsi non serve a niente. Invece incontrarsi e litigare produce normalmente qualcosa in un senso o nell'altro.